Io credo che non ci sia una differenza di fragilità, anzi, la fragilità fa parte dell'animo umano e parte della tecnica è potersi permettere di rimanere fragili senza crollare, per cui in realtà non è assolutamente una questione di risolvere una fragilità. La fragilità o lo squilibrio, entro certi termini, è necessario, cioè fa parte dell'artista, non è una scelta, è uno stato, per cui sono fragilità soggettive, poi sono sempre legate al fatto che salire su un palco è, come dico a lezione, un insieme di mamma che bello e ma chi me l'ha fatto fare, c'è sempre questa cosa indipendentemente dall'esperienza o dal fare musica di ieri o di oggi, è parte integrante e necessaria a trasmettere emozioni.